sopra la parola di Dio oggi, lo metterà sotto sopra. Amen. Il suo spirito lo metterà sotto sopra. In Atti capitolo 17, dal verso 1, leggiamo fino al verso 9. Or, dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era la sinagoga dei Giudei. Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per tre sabati presentò loro argomenti tratti dalle Scritture, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, e dicendo: «Questo Gesù che vi annunzio è il Cristo». Alcuni di loro credettero e si unirono a Paolo e Sila, come pure un gran numero di greci, pii e non poche donne ragguardevoli. Ma i giudei, che non avevano creduto, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi tra la gente di piazza, e radunata una plebaglia, misero in subbuglio la città. Avendo poi assalita la casa di Giasone, cercarono Paolo e Sila per condurli davanti al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli davanti ai capi della città, gridando: «Quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua». E Giasone li ha accolti. Tutti costoro agiscono contro gli statuti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, cioè Gesù. Così misero in agitazione il popolo e i capi della città, che udivano queste cose. Ma essi, ricevuta una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. Il messaggio, appunto, come vi ho detto, è: il tuo mondo è sotto sopra? È arrivato Gesù nella tua vita a mettere sotto sopra il mondo? Intanto vediamo in questo passo, prima di tutto, la predicazione del Vangelo, perché quello che mette sotto sopra il mondo è la predicazione del Vangelo. Abbiamo letto nei primi tre versetti che Paolo e Sila, questi due apostoli che erano partiti da Gerusalemme per andare a portare il Vangelo ai gentili, quindi in Grecia, in Asia e dovunque il Signore li avrebbe condotti, cosa facevano? Predicavano il Vangelo, ma non il loro Vangelo, il Vangelo delle Scritture. Perché sapete, ci sono tanti Vangeli. E spesso ci sono dei Vangeli che sono Vangeli di uomini, ma quello che noi vediamo predicato nel libro degli Atti è il Vangelo delle Scritture. Infatti Luca scrive e dice che Paolo e Sila predicavano argomenti tratti dalle Scritture, cioè avevano i rotoli dell'Antico Testamento. Ovviamente non avevano il Nuovo Testamento allora, avevano solo l'Antico, ma loro prendevano l'Antico Testamento, i profeti, magari un giorno predicavano da Isaia, il giorno dopo dal Libro dei Re, poi predicavano da Genesi, e prendevano i libri che noi oggi chiamiamo l'Antico Testamento, e da lì dimostravano che Gesù Cristo è venuto nel mondo, è morto su una croce e il terzo giorno è resuscitato ed è asceso al cielo. Perché quello è il Vangelo: dimostrare con le Scritture, con la parola di Dio, che Gesù è il Figlio di Dio, che è morto su una croce per i nostri peccati, che il terzo giorno è risuscitato e oggi ancora vive ed è alla destra di Dio e sta per tornare. Questo è il Vangelo che bisogna predicare. Tante volte sentiamo dei Vangeli che non sono tratti dalle Scritture, sentiamo dei Vangeli che sono tratti da idee dell'uomo. Bisogna fare la Chiesa così, se sei un cristiano devi vivere così e devi fare questo e non devi fare quell'altro. C'è solamente un Vangelo e il Vangelo non riguarda te, non riguarda la Chiesa, riguarda Gesù Cristo. Perché l'unico Vangelo che loro predicavano era quello di Gesù Cristo. E Gesù Cristo morto e risorto. Perché vedete, noi possiamo parlare di Gesù l'insegnante. E allora tanti potrebbero paragonare il nostro Gesù con i loro insegnanti. Perché tutti hanno insegnanti, giusto? Ogni religione ha il suo insegnante, i suoi insegnamenti. Allora si può paragonare un insegnamento con un altro. Potremmo parlare di Gesù il profeta e gli altri potrebbero dirci: oh, ma anche noi abbiamo il nostro profeta, anche noi abbiamo i nostri profeti, e paragoniamo le profezie, vediamo quello che ha detto il tuo, quello che ha detto il mio. Potremmo parlare di Gesù il guaritore, l'operatore di miracoli, e anche gli altri fanno miracoli.
E potremmo dire, ah, il vostro Gesù ha fatto questi miracoli, il nostro fa questi altri miracoli. Allora vedi, quando predichiamo queste cose, possiamo predicare la Chiesa. E noi abbiamo la Chiesa, loro hanno altre riunioni, altri tipi di riunioni. Tutte le religioni hanno in qualche modo una riunione di persone che credono la stessa cosa e insieme formano la loro religione. Queste cose accomunano tutti quanti, quindi se predichiamo quelle cose non abbiamo in fondo tanti argomenti, perché noi diciamo le nostre, loro dicono le loro, ma quando tu predichi Gesù Cristo morto sulla croce, loro non ce l'hanno, uno che è morto sulla croce per loro. E quando predichi Gesù Cristo che il terzo giorno è risorto dai morti e si è mostrato vivente, loro non ce l'hanno, uno che è risorto dai morti ancora vivo. E non hanno un fratello e un salvatore su, là, in cielo, che intercede per loro come lo abbiamo noi. Non hanno un sommo sacerdote. Domenica scorsa vi ho insegnato sul sommo sacerdote e solo noi ce l'abbiamo, il sommo sacerdote in cielo. Per questo non abbiamo bisogno di sommi sacerdoti qua vestiti di bianco, di rosso o di viola. Non ne abbiamo bisogno, perché abbiamo il nostro sacerdote. E questo allora è il Vangelo. È il Vangelo che predicavano lì, e lo predicavano dalle scritture. Ed ecco perché noi dobbiamo conoscere le scritture. Leggete la Bibbia ogni giorno. Leggetela, studiatela, imparatela. Andiamo a 2 Timoteo 3, capitolo 14 e 17. Paolo scrive a Timoteo, ha lasciato questo giovane pastore in questa città a prendersi cura di quella chiesa e lui ha continuato il suo viaggio. Allora scrive queste lettere di incoraggiamento, scrive queste lettere a Timoteo per dirgli, dai, sono ancora con te, certo siamo insieme per questo lavoro, vuole incoraggiarlo per il lavoro che gli ha lasciato fare, e guarda cosa gli scrive. Il versetto 14 al 17, siamo 2 Timoteo capitolo 3, verso 14. Tu invece persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Vedete, non sono i corsi su come evangelizzare, quanti ne abbiamo fatti anche noi, il corso evangelismo esplosivo, il corso Alpha Course, il corso qua, il corso là. Non sono i vari insegnamenti che possiamo avere, tutti buoni, ma alla fine quello che veramente, dov'è la sostanza, quello che veramente importa, la scrittura, la Bibbia, la parola di Dio. Dobbiamo essere afferrati nelle scritture, dobbiamo conoscere la parola di Dio da Genesi ad Apocalisse, tutta. Dobbiamo conoscerla perché è il nostro cibo, è quello che mangiamo, il nostro spirito vive delle scritture. Vive della parola di Dio, è il pane. L'uomo non vivrà di solo di pane, ma di ogni parola che viene dalla bocca dell'Eterno. Di questo vive l'uomo. Il corpo vive di pane, ma il tuo essere, quello che sei veramente, vive di scrittura. E se vuoi avere uno spirito sano, uno spirito forte, devi conoscere la parola di Dio. Devi essere fervente nella parola di Dio. Quindi vediamo che questi discepoli predicavano le scritture e usando le scritture dimostravano che era Cristo. Gesù stesso lo faceva. Quando è risorto e si è presentato a quei due discepoli che sconsolati, depressi, abbattuti, se ne stavano tornando a Emmaus, alla loro città, dicevano, oh, noi pensavamo che questo Gesù doveva fare chissà che cosa, doveva iniziare il nuovo regno, ci avrebbe liberato dai romani, avrebbe fatto questo, quell'altro, invece è morto sulla croce e non si sa più niente di lui. Quando Gesù li incontra, anzi no, si affianca, arrivando dietro, si affianca a loro e comincia a camminare con loro, è scritto che usando le scritture dimostrò loro che
il Cristo doveva morire e il terzo giorno doveva risorgere. Mi ha fatto uno studio biblico, ah, potessimo avere le cassette, i CD di quello studio biblico, immaginate. Quello sì che sarebbe da mettere su in macchina e sentire continuamente. Lo studio biblico di Gesù che partendo da Genesi capitolo 1 fino a Malachia, all'ultimo capitolo di Malachia, gli insegnò. Ogni pagina della scrittura parla di Gesù, morto e risorto. Ai farisei Gesù ha detto, oh ma voi che studiate le scritture, non capite che parlano di me? Che sono io il centro delle scritture? Che tutto quello che è scritto parla di Gesù? Allora noi dobbiamo conoscere le scritture. Amen. E dalle scritture dobbiamo far sapere agli altri quanto meraviglioso è il nostro Dio. Amen. Il nostro Dio che ha mandato suo figlio a morire al posto nostro. E questo facevano. Quindi la prima cosa è la predicazione del Vangelo dalle scritture. Quando noi predichiamo questo Vangelo, ecco che allora si vedono i frutti. Nel verso 4 vediamo i frutti di quella predicazione. Alcuni di loro credettero, siamo tornati a Atti 17, alcuni di loro credettero e si unirono a Paolo e Sila, come pure un gran numero di greci, pii e non poche donne ragguardevoli. Ma i giudei, che non avevano creduto, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza e, radunata una plebaglia, misero in subbuglio la città. Vediamo i due effetti della predicazione. E la prima cosa, mi piace Luca, no? Che scrive il libro degli Atti, è lo stesso che scrive il Vangelo di Luca, è quello che scrive il Vangelo degli Atti. E lui misura bene le parole, prende bene le parole, vuole spiegare bene, no, la cosa. E parla di greci, pii e di donne ragguardevoli. In altre versioni dicono donne ricche, donne influenti nella società, e dice che questi due tipi di donne si sono uniti per seguire Paolo e Sila che predicavano il Vangelo. E voi vi immaginate, questi sono due tipi di persone completamente opposte. I greci pii chi sono? I greci pii sono i greci religiosi. I greci che erano pii, cioè si comportavano bene, facevano tutte le cose bene, ma perché? Per paura. Perché c'era il loro Dio Giove, pronto sempre con un fulmine, e se fai una cosa sbagliata, ti fulmina lì. Giove sempre, no? Rappresentato con un fulmine, perché se sbagli così. Oppure c'era Marte col martello, no? Che come sbagliare qualcosa, la martellata sulle mani subito. No, non toccarli, io ti do una martellata adesso. Questi dei, no? Sempre pronti a punire. Erano dei veramente, dai, dovevi fare attenzione. Allora, questi greci erano pii, no? Non per amore, per grazia, perché pensavano che era la cosa giusta, perché avevano paura, come tanti religiosi che sono pii, perché hanno paura della punizione divina, e quello di far essere pii. E da pii si sta poco a diventare bigotti e legalisti. Quindi abbiamo questo gruppo di legalisti. Dall'altra parte abbiamo queste donne ricche. Allora, in Grecia le donne ricche erano famose per non essere il massimo della moralità, un po' anche oggi, no? Quando pensiamo a qualche star del cinema, della canzone, queste donne famose, ricche, ragguardevoli, come le chiama Luca, ci immaginiamo queste donne vestite in una certa maniera, che si comportano in una certa maniera, no? Allora, mettiti insieme in una chiesa, no? Greci P, donne, fra virgolette, ragguardevoli. Vi immaginate che cos'è? No. Normalmente cosa succederebbe? I greci P guardano queste donne, non dicono niente, ma con gli occhi l'hanno già giudicata, dalla testa ai piedi, no? Come è vestita, come cammina, come si comporta, quello che dice. Dall'altra parte le donne che guardano questi greci P, bigotti, legalisti, guarda che gente, guarda, se sì, fai così ipocrita, poi quando sei fuori ti ho visto che cosa hai fatto, ma c'è tutto questo ci. Ma invece cosa dice la Bibbia? Uniti insieme seguirono Paolo e Sila, perché il Vangelo unisce nella diversità, e questa è la cosa meravigliosa, che il Vangelo ci rende uniti a seguire Cristo Gesù rimanendo quello che siamo.
Ma ricordiamoci che Gesù ti accetta così come sei, ma ti ama troppo per lasciarti così come sei. E quindi ci penserà Lui a cambiarti. Non è il lavoro della Chiesa cambiare la gente, lo sai quello? Che è il lavoro di Dio? È Dio che ti cambierà. Non dovete essere tutti come me, no? Certo, se ci provate ci cambierete qualcosa, ma intanto no, non dovete assomigliarvi, ognuno deve rimanere così. Enzo ci sta provando, già va bene. Quando era qua, oggi non c'è il peccato, ma sapete, quando era qua, ma veramente succedeva, no? Quando era qua, ci trovavamo qua, la domenica avevamo lo stesso maglione dello stesso colore. Senza mettersi d'accordo, non so, riusciva, lui aveva il radar, non mi spiava, non so, aveva il telefonino, chiamava qualcuno, mi diceva come sei vestito oggi il pastore, così, oh, aspetta, vado. Ma io eravamo vestiti uguali, no? Ma è Dio, no, che fa certe cose. Ma non dovete tutti parlare come me, non dovete tutti dire, ehi? Ehi? Adesso c'è di moda, no, questo ehi? Hanno fatto la spia, hai capito? Che cosa mi sono accorto. Mi fanno pure le imitazioni, hai capito perché? E comunque non bisogna, no? Essere tutti uguali, è bello essere diversi. Sarà lo Spirito Santo a convincere. Mi ricordo un ragazzo ai tempi di quando ci trovavamo all'hotel Porta Maggiore. Questo ragazzo è arrivato la domenica in chiesa, era pieno di orecchini. Nessun problema con gli orecchini. Nessuno ha predicato sugli orecchini, nessuno ha detto niente sugli orecchini, no, niente di niente, no? Abbiamo accettato così com'era, andava benissimo così. La domenica dopo torna senza orecchini, no? E mi fa, no, pastore, io quando sono tornato a casa, dopo domenica mi sono tolto gli orecchini. Perché te li sei tolti? Stavano pure bene. E lui mi ha detto, mio padre da anni voleva che mi togliessi questi orecchini, perché nella sua cultura, nella sua famiglia, insomma, non stava bene che il figlio maschio avesse questi orecchini. E c'era questa proprio lotta fra il padre e il figlio, ma il figlio, anche sai, quando i padri dicono non farlo, è un motivo di più per farlo, no? E quindi, no, ancora di più con questi orecchini. No, dice, non li avrei mai tolti. Ma domenica scorsa, quando sono venuto in chiesa, io ho sentito dentro qualcosa mi ha detto dentro che dovevo togliermi questi orecchini. Sono arrivato a casa, me li sono tolti, non mi interessa più metterli. Chi ha fatto questo? Lo Spirito Santo. Non hai bisogno di dirlo alle persone. C'è lo Spirito Santo, Lui ci convince. È mandato per quello, Lui ci guida. Lui ci insegnerà ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. È chiaro, se vedi un fratello nel peccato, non è che gli dici, oh bravo, dai, andiamo insieme. No, se vedi un fratello nel peccato, la parola ci dice, lo correggi con amore. Gli fai capire con amore che non è buono quello che sta facendo. È chiaro questo? E lo aiuti a uscirne fuori insieme. Questa sì è la correzione giusta. Ma se uno arriva vestito come Angel, lo accettiamo lo stesso, non lo buttiamo fuori dalla chiesa. E quindi questo è il bello della chiesa, e questo succedeva già anche lì, uniti nella diversità. E già la prima chiesa erano diversi, donne ragguardevoli e greci pi, eppure insieme. Non si bisticciavano, ma formavano la prima chiesa. Dall'altra parte c'erano i giudei gelosi. Giudei che incominciano a litigare, insomma, cominciano a tirare fuori degli argomenti per poter cacciare questo Paolo e questo Sila dalla loro città. Perché? Perché avevano trovato qualche blasfemia, avevano trovato che questi predicavano qualcosa di sbagliato. No, assolutamente non li riprendono su quello, perché Paolo sapeva usare molto bene le scritture, no? E quindi sapeva quello che diceva, ma dice per invidia. E sapete una cosa? Il Vangelo della grazia porta sempre invidia. Perché chi è in prigione invidia sempre chi è libero. Vero. Sempre questa invidia. Mi ricordo quando ero a Palermo, ho avuto questa visione bella della nuova chiesa, di quello che Dio stava facendo. Proprio un film, ve l'ho raccontato, quell'orso, c'era un orso in gabbia, il Signore mi ha fatto vedere quest'orso in gabbia, no? Un orso grosso così, però chiuso dentro sta gabbia. E fuori c'era un leone. Un leone, no, che correva, felice, lo vedevi, o era una tigre, non mi ricordo, insomma, era un animale, un leone o una tigre, che correva
Felice era un leone, sì, che correva, no, felice, saltava, andava a prendere la preda, faceva quello che voleva, lo vedevi che era veramente felice. E l'orso dentro questa gabbia continuava a criticare il leone. Oh, guarda come corre, ma non sa correre, ma guarda che cosa fa, ma che cosa c'ha da saltare tanto, ma perché si rotola, ma che cosa c'ha, continuamente. E il bello era che la porta della gabbia era aperta. La porta della gabbia dell'orso, ma l'orso voleva rimanere dentro quella gabbia a criticare il leone. Il Signore mi ha fatto vedere, questa è quella chiesa che non vuole uscire fuori dai suoi schemi, dalle cose, no, che sono state, che non vuole correre nella libertà che io gli do, che non vuole correre, che io gli do, che non vuole correre nella grazia. No? E chi non accetta la grazia avrà sempre invidia di chi invece ce l'ha, di chi è libero di essere se stesso. Perché sapete la cosa bella? Essere cristiani significa essere te stesso, non essere qualcun altro. No? Essere te stesso, perché Dio ti ha creato così perché ti voleva così. Qualcuno sta pensando, siamo sicuri? No, avrebbe voluto fare qualcosa di meglio. No, vai benissimo così. Dio ti ha voluto così come sei. Perché sei perfetto, sei quell'ingranaggio giusto per far girare tutto l'universo. Perché se togli quell'ingranaggio si blocca tutto. Allora sei la persona giusta, nel posto giusto, nel momento giusto. Ognuno di noi, ed è una cosa meravigliosa, devi semplicemente scoprire con Cristo chi sei. È quello che Dio ha preparato per te, perché la Bibbia dice che siamo stati preparati non per fare quello che il pastore dice, siamo stati salvati e siamo stati preparati per fare le cose che Dio ha preparato per noi perché le compissimo. Questo dice la parola di Dio. Allora compi quello che Dio ha preparato per te, non per qualcun altro, perché Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita. E lascia che gli altri siano gelosi, se no non meglio, niente di meglio da fare, non lasciamoglielo pure fare. Ma vediamo appunto fra questi credenti che così come sono cominciano a seguire Paolo e Sila, cominciano a seguire la fede, dall'altra parte vediamo questi giudei gelosi, questi religiosi, no, che sono pieni di invidia. Nel mezzo troviamo un eroe, uno di questi eroi della Bibbia che non sono decantati, che non vengono predicati, nessuno ne parla, anzi no, tanti credenti, ti dici chi è Giasone? Dove si trova? Allora, Giasone, aspetta, mi sembra in via, cos'era? In via là, no? Mi sembra abita da quelle parti, no? Chi conosce Giasone? Adesso lo conoscete perché l'abbiamo letto, no? Ma Giasone è questo personaggio in Atti 17 che è un eroe, quest'uomo è un eroe. Ma quando è arrivato in cielo il Signore deve avergli preparato qualcosa di straordinario, perché questo Giasone ha preso un sacco di botte per aiutare Paolo e Sila, e probabilmente neanche li conosceva. Lui si è visto arrivare lì in città, questi due predicatori, e ha detto: mi piace il vostro messaggio, credo il vostro messaggio, venite a casa mia, vi ospito io. E li ha ospitati, li ha sponsorizzati, ha detto a questi missionari: ma voi chi vi sponsorizza? Ci sponsorizza, la fede ci sponsorizza, qua, ci deve sponsorizzare. Allora vi aiuto io, ma quanto vi do la mia offerta, no, la do a voi, mi piace che predicate. E ha aperto la sua casa, ha detto: questa è la mia casa, vogliamo fare le riunioni qua, facciamole, no? Tutto quello che ho ve lo metto a disposizione. E noi pensiamo: wow, un uomo così Dio lo strabenedirà, un uomo che mette a disposizione la sua casa, che dà da mangiare ai missionari, che aiuta, no, a predicare il Vangelo, sicuramente Dio gli darà una prosperità ancora maggiore. E invece cosa succede? Si prende un sacco di botte, perché arrivano questi giudei, dice che vanno a casa sua, entrano dentro casa sua, gli sfondano la porta, entrano dentro e cominciano a buttare sotto sopra la casa perché stanno cercando Paolo e Sila. Dove li hai messi? Dove li hai nascosti? Tirali fuori! Questo ci sono, no, guardate, non sono qua, sono usciti fuori. Lo prendono, gli danno un sacco di botte e lo portano davanti al tribunale. E dicono: no, questo Giasone ha ospitato questi qua. Bella ricompensa. Immagini Giasone gli dice, no? Grazie Signore, un bella ricompensa, io ho ospitato i tuoi servi, come tu dici che bisogna fare, dice qualcuno ha ospitato angeli, no, anche pensando di ospitare appunto degli uomini di Dio, e questa è la ricompensa. Alle volte è così,
Alle volte servi Dio e ti prendi un sacco di botte. Alle volte servi Dio e parleranno male di te. Alle volte dai un'offerta, fai come il fratello prima che diceva bravo fratello, ho dato il mio stipendio in fede al Signore, no? E dici, oh no, chissà no, che cosa sarà, e ti dico ma sei scemo, ma dovevi tenere almeno metà, sai che devi vivere, ma come, dai tutto, ma la Bibbia dice dai solo la decima, perché dai tutto quanto, no? Ti prendi pure dello scemo quando dai al Signore, perché il mondo è così. Ma vedete, è diverso lassù. Amen. Il mondo in Cristo Gesù è tutto sotto sopra. Il nostro mondo deve essere sotto sopra. Quello che per il mondo ci fa dire che siamo scemi, noi sappiamo che per Dio va la sua cosa importante. Gesù ha detto che neanche un bicchiere d'acqua dato a uno di questi piccoli. È come se l'avessero dato a me e sarà ricompensato. Perché in cielo c'è una ricompensa, forse non avrai la tua ricompensa oggi. Forse sei un eroe come Mariati, no? L'eroe in questa chiesa. No, veniamo qui e troviamo tutto pulito. Sapete, io ho scoperto che le chiese non si puliscono da sole. Io ho creduto che le chiese si autopulissero, perché ogni volta che andavo in chiesa avevo tutto pulito, ho posto tutto ordinato, ho detto, bello, però hai visto le chiese... Sì, succedesse anche a casa mia. Poi invece ho scoperto che non è così. Ci sono le mariate che vengono il sabato sera a pulire la chiesa per noi, a mettere tutto a posto, a preparare la lasagna pronta, no, per quando finisce il culto con gli arancini. Mi ricordo quando sono andato una volta a Palermo, questa donna mi ha impressionato. Perché sempre donne non sono mai uomini? Non lo so perché, però questa donna, mi ricordo che ci ha ospitato, c'era una conferenza con Colin Dye a Palermo, sono andato lì e c'era questa donna che non ci conosceva, come famiglia, ci ha ospitato. Questa donna era una donna single, senza marito, con due figli, quindi già doveva tirare avanti la sua famiglia. Ci ha ospitato dandoci tutto e di più. Proprio, cioè, non potevamo muovere un corno. No, fratello, no, cosa ti serve, faccio io. Cioè, così. Poi in macchina ci accompagnava alla conferenza, gli facevo, vieni a sederti, cioè, no, devo andare a pulire i bagni. No? Il mio servizio qui è pulire i bagni. Puliva i bagni durante la conferenza, tutto il tempo, no, andava lì, davano pure, perché c'era tanta gente, la conferenza molto grande, tanta gente, quindi lei continuamente doveva stare lì dall'inizio alla fine nel bagno a pulire il bagno. Continuamente, finito di pulire i bagni, finita la conferenza, ci riportava a casa per prepararci la cena. Quelli sono eroi. Quelli sono eroi e sono segnati lassù in cielo più di chi sta dietro a un pulpito. Quelli sono i veri eroi della Chiesa, perché nessuno li conosce. Mi vergognerò, ma non mi ricordo neanche il suo nome. Mi ricordo la sua faccia, ma il suo nome, ad esempio, non me lo ricordo. No? Ma Gesù se lo ricorda. E Gesù ha segnato tutte quelle cose, perché lassù è tutto segnato. Guarda cosa dice Efesini capitolo 6, verso 8. Efesini 6, verso 8. Sapendo che ciascuno, schiavo o libero che sia, ne avrà fatto, se avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. Schiavo o libero, cioè povero o ricco, istruito o non istruito, chiunque tu sei, non importa a Dio se puoi servirlo in un ospedale come chirurgo o se lo servi appunto a pulire la chiesa, se lo servi predicando il Vangelo a milioni di persone o se vai dal vicino da casa a portargli un calendarietto che ogni giorno gli può dare una parola di conforto. La tua ricompensa ti sta aspettando in cielo, perché lì è segnato tutto. Non sono segnati i tuoi peccati, perché sono coperti dal sangue di Gesù, ma le tue opere buone sono segnate. Non è una cosa meravigliosa? Cioè, ti immagini, vai a scuola, no? Ragazzi, vi piacerebbe una scuola che andate lì, la professoressa vi interroga e non sapete niente. Vabbè, non importa, puoi andare al manco. Vai la settimana dopo, interrogato, sai tutto, benissimo, 9, bravo, anzi 10, perfetto, così, no? Non vi piacerebbe? Dove i voti cattivi non esistono, esistono solo i voti buoni, tutti vorrebbero una scuola così, vero? Ed è così per noi, in cielo è così. Le opere cattive coperte col sangue di Gesù. Gesù ha pagato. Le opere buone segnate tutte quante. Così quando ti presenterai lassù,
Dio dirà, vieni, che c'ho qua la lista delle tue opere buone, perché tutte quelle cattive non le trovo più. Dove sono? Sulla croce, ma io non guardo la croce più, non mi interessa. Non ci guardo là, lasciala là, lasciali là sulla croce. Vediamo solo quelle buone. E c'è la ricompensa per le cose buone che abbiamo fatto. Colossesi capitolo 3, verso 24. Sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché voi servite a Cristo il Signore. Voi servite a Cristo il Signore. Quando Gesù è apparso a Paolo, gli ha detto, Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Gesù, Paolo non aveva mai perseguitato Gesù, ma stava perseguitando la sua Chiesa. Allora Gesù dice, quello che fate di male alla mia Chiesa avete fatto di me, ma allo stesso tempo quello che fate di buono alla Chiesa lo fate a me. Quello che fate di buono agli altri, Gesù dice, come se l'avete fatto a me. Se tu porti un bicchiere d'acqua a qualcuno che ha sete, è come se tu lo stessi portando a Gesù mentre era su quella croce, quando lui ha gridato, ho sete. Immagini essere lì in quel momento, avere l'opportunità di dare un bicchiere d'acqua a Gesù in quel momento di agonia. Sarebbe una cosa meravigliosa. Quando tu dai un bicchiere d'acqua a qualcuno che ha sete, è la stessa cosa. Come se tu la stessi dando a Gesù nel momento in cui lui sulla croce ha gridato, ho sete. Perché quello che fai agli altri, Gesù adesso, è come se lo faceste a me. 2 Giovanni capitolo 8. Fate attenzione a non perdere il frutto delle cose compiute, ma fate in modo di ricevere una piena ricompensa. C'è una ricompensa in cielo per ogni credente, per le cose che tu hai fatto per Cristo Gesù, per le cose che Gesù ti ha chiesto di fare. Il giogo di Gesù è leggero. Il gioco per Giasone quel giorno era di prendersi 4 mazzate. Vabbè, può capitare anche quello, ma tante altre volte non è così. Semplicemente andare ad aiutare gli altri. Così che quel giorno, come è scritto in Matteo 25, verso 23, quel giorno potremo sentirci anche noi dire dal Signore, bene, buono e fedele servo. Tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Non è quello che vogliamo sentirci dire? Non è quello che vuoi sentirti dire quando arriverai in paradiso? Di dire, entra nella gioia del tuo Signore. Vieni, ho preparato una dimora per te. E ho preparato una ricompensa per te, perché mi sei stato fedele nelle piccole cose, nelle semplici cose, ma sei stato fedele, perché è con la fede che noi piacciamo a Dio. E quindi non cercare di compiacere gli altri per compiacere gli altri, devi compiacere a Dio. E compiacendo Dio allora anche compiacerà gli altri. A volte facciamo le cose per avere la risposta degli altri, per avere il favore degli altri. Vogliamo anche noi, no? Ogni tanto essere elogiati dagli altri. Noi dobbiamo cercare sempre di essere elogiati da Dio. Amen. È da lì che viene il nostro elogio. E quindi... oh, vediamo questo Giasone, diventa questo eroe che nel mondo non è tanto considerato, ma lassù sicuramente ha un posto di prestigio per quello che lui ha fatto per Paolo e Sila. Ma vediamo che questa predicazione del Vangelo, questa opera fatta dai credenti lì a Tessalonica, fanno in modo che la Chiesa possa ricevere il complimento, era semplice pure, il complimento più bello che sia mai stato fatto alla Chiesa. Lo troviamo nel versetto 6, nella seconda parte. Torniamo a Atti capitolo 17, versetto 6. Quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua. Alleluia, se si può dire a Roma del ministero insieme, ma se si può dire a Borlupo,
È arrivata anche qua Marta che mette sotto sopra il mondo. Potesse dire a Viterbo, se si potesse dire Reggio Calabria, potesse dire a Guidonia, a Lubriano, si potesse dire tutti i posti dove andiamo. Amen. Quando ci vedono, sono arrivati anche qua quelli che mettono sotto sopra il mondo. Perché vedete, il Vangelo di Gesù mette sotto sopra il mondo. Non ti lascia mai, non lascia mai le cose così come sono. Il vero Vangelo mette tutto sotto sopra, cambia tutto sopra, ma non solamente il mondo, anche la tua vita. Gesù vuole mettere sotto sopra la tua vita. Gesù ha messo sotto sopra la mia vita. Ho detto prima, no? Ho detto, ah, che bella bevuta mi sono fatta durante l'adorazione. Quando andavo al pub a bere, no, non mi soddisfavo, così come adesso nella chiesa. Ma se prima di conoscere Gesù tu mi avessi detto vieni a bere in chiesa, dicevo ma sei scemo? No? Ma cosa vengo a bere in chiesa? Una chiesa proprio l'ultimo posto dove vorrei andare. Ma quando ho conosciuto Gesù, lui ha messo tutto sotto sopra, quello che mi piaceva prima non mi piaceva più, quello che non mi piaceva adesso mi piace. Perché Dio fa così? Allora se uno dice, ma come facciamo a sapere se uno è nato di nuovo? È la preghiera che si fa in mezzo a una strada, la preghiera di salvezza, oppure venire in chiesa, o l'essere battezzati, no, o questo, o quello. Vuoi sapere se sei nato di nuovo? È il tuo mondo messo sotto sopra. È la tua vita stata messa sotto sopra. È cambiato qualcosa dentro di te, sei stato rivoltato come un calzino. Quello che era dentro è venuto fuori, quello che era fuori è andato dentro. Sei stato rimesso così. Quello è l'opera del Vangelo. Quello è quello che vediamo qua. Ho detto prima, perché Dio ti ama e ti accetta come sei, ma ti ama troppo per lasciarti così come sei. Gesù sempre ti cambierà. Non puoi rimanere la stessa se conosci Gesù. Non è impossibile. Gesù non lo farà. Lui ti cambierà, cambierà completamente. E quando le cose vengono messe sotto sopra significa che qualcosa deve cambiare. Il problema è che a tanti cambiare non piace. Soprattutto più si va avanti con l'età, più è difficile cambiare, no? Gli anziani fanno sempre più difficoltà a cambiare, sono più conservatori, no, gli piacciono più le cose alla stessa maniera. I giovani invece sono rivoluzionari, vogliono, dobbiamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare le cose qua. No, giusto, volete cambiare tutto quanto, non funziona, cambieremo tutto noi. Per questo Gesù ha scelto 12 giovani, i discepoli di Gesù quando Gesù li ha scelti, erano ragazzini. Se Giovanni può scrivere l'Apocalisse nel 91 dopo Cristo, cioè se quando Gesù l'ha scelto aveva già 60 anni, nel 91 dopo Cristo che aveva 150 anni quando era là nell'isola di Patmos, cercava di scrivere l'Apocalisse, perché era un ragazzino ed erano chiamati figli, lui e suo fratello erano chiamati figli del tuono. Quando Giovanni dice, perché un villaggio dei Samaritani non li accettava, non voleva farli entrare, lui, Signore mandiamo il fuoco, manda il napalm, Signore, chiamiamo gli aerei, sterminiamo questo villaggio, facciamoli fuori tutti, ma è nel Vangelo, no? E Gesù lo guarda e dice, un momentino, manderò fuoco ma non è quello che intendi tu, no? Ed è quello stesso Giovanni che poi viene chiamato l'apostolo dell'amore. Giovanni che scrive la lettera, la prima lettera di Giovanni, questa lettera d'amore meravigliosa, amatevi gli uni gli altri, l'amore. E quando scrive il suo Vangelo, scrive l'apostolo che Gesù amava, e lui era se stesso. Quello che voleva mandare il fuoco per sterminare un villaggio, bambini, donne incinta, tutti, via, bruciamoli tutti. Perché? Perché Gesù ti cambia, ti trasforma. Non dice a Pietro, poi vabbè, potremmo parlare ore di Pietro, di come è stato trasformato e cambiato l'apostolo Pietro, da uno che senza problemi tradisce Gesù, no? A uno che poi si alza e dice noi dobbiamo predicare Cristo Gesù, costi quel che costi. No? Perché Gesù ti cambia. Io nella mia vita come pastore ho visto hooligans del calcio che andavano alla curva nord con la mazza da baseball, no? La sciarpa fino qua, venire in chiesa e fare la curva nord della chiesa. Oh, Gesù, 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 no? Con i bandieroni e tutto. Ho visto ragazze che gli piaceva avere molti amici, diventare le amiche di un solo uomo.
e fedeli a Gesù Cristo e a Lui soltanto. Alleluia. Ho visto vite trasformate, ho visto persone convinte di essere delle scimmie in qualche vita precedente, dimostrare con prove scientifiche che Dio ha creato ogni cosa. Ho visto anticlericali servire in chiesa senza chiedere nessuna ricompensa. Ho visto depressi amare la vita e cantare tutto il giorno lodi al Signore, perché Gesù quando viene ti cambia, ti trasforma, non puoi rimanere quello che eri, perché è il Vangelo di Cristo Gesù, è la persona di Gesù. Quando lo conosci sarai per forza trasformato, il tuo mondo sarà messo sotto sopra. Ecco perché dicono, sono arrivati anche qua quelli che stanno mettendo il mondo sotto sopra. E Gesù vuole mettere il tuo mondo sotto sopra, in maniera che tu poi vada a mettere il mondo là fuori sotto sopra. Perché Gesù vuole usare te, vuole usare proprio te, però prima hai bisogno di essere messo sotto sopra. Spesso appunto facciamo questa domanda, no? Qual è la prova che uno è nato di nuovo? Basta chiedere, la tua vita è stata messa sotto sopra? In Romani capitolo 12 verso 2 concludiamo con questo versetto: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati, in altro modo possiamo dire, ma siate messi sotto sopra mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio per la tua vita. Se vuoi conoscere la buona, accettevole, perfetta volontà di Dio per la tua vita, devi essere disposto ad essere messo sotto sopra. Devi essere disposto a mettere lì la tua vita e di Signore, qua se deve cambiare qualcosa, cambialo. E ti assicuro, Dio lo cambierà. Perché Dio basta solo mettersi a disposizione. Ma è bastato fare una preghiera soltanto, quella di Isaia capitolo 6. Un predicatore ha predicato quel giorno su Isaia capitolo 6. Ha detto, chi vuole dire come Isaia? Eccomi, manda me, venga qua davanti. Sono andato davanti e ho detto, Signore, eccomi, manda me. Oh, mi ha preso in parola, non mi ha mollato più. Perché Dio risponda alle preghiere, ma se sei disposto a dire, eccomi Signore, manda me. Prendimi, cambiami, trasformami, metti sotto sopra il mio mondo, fai quello che vuoi, ma fai qualcosa, opera nella mia vita, Dio lo farà. Dio, se sarà necessario, manderà delle persone nella tua vita a mettere sotto sopra il tuo mondo, o forse Dio ti manderà da qualche parte dove il tuo mondo sarà messo sopra, sotto sopra, Dio farà qualcosa, no, ma sicuramente lo farà e sarai messo sotto sopra anche tu. E quando il tuo mondo sarà sotto sopra, ti accorgerai di accettare chi è diverso da te. Diventerai un Giasone, l'eroe sconosciuto. Scoprirai un amore, una pace, una gioia che sorpassa ogni intelligenza. Non ti interesserà più del giudizio degli altri. Quello che importerà per te sarà, come per Giasone, quello che Dio pensa. Sarai pronto ad andare dovunque Dio ti manda, sarai pronto a fare qualunque cosa Dio ti chiede di fare. Ma perché ormai le cose che ti interessavano prima, che erano importanti prima, non avranno più importanza, sarai liberato. Cosa è bello essere liberato dal giudizio degli altri, già questo è la più grande liberazione che puoi avere. Poi liberato dalle cose di questo mondo, la crisi bancaria, la crisi di lavoro, le situazioni qua, le situazioni qua. Non mi importano, non mi toccano, la mia vita la guida il Signore, mi manda Lui dove deve mandarmi. Liberato da tutti questi pesi che il mondo ti vuole mettere sopra, completamente libero. Lift his name! As we gather in your presence, come together to exalt your name, united as one body with one purpose.